Ben ritrovati amici telespettatori di TEN, Teleuropa Network, con il consueto spazio dedicato alle problematiche dei cittadini, in questo caso alla medicina, medicina in diretta. Oggi parliamo dei problemi legati al comparto, definiamolo così, della gastroenterologia, perché abbiamo in studio, e lo ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito, il dottor Pietro Leo, è un augurio. Grazie, grazie. Che è direttore dell'unità di gastroenterologia dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, e diciamo che con il dottor Leo, da quando esiste questa trasmissione, più volte ci siamo soffermati su tale problematica, anche perché poi la sua specialistica, dottor Leo, copre veramente tante patologie, tanti organi, insomma, è diventata fondamentale e trasversale. Sì, comprendo una serie di malattie che hanno diverse problematiche sia cliniche che organizzative e gestionali. La maggior parte delle malattie di nostra competenza sono patologie che vengono gestite ambulatoriamente, perché rappresentano i disturbi funzionali dell'apparato digerente, la malattia da reflusso, la dispepsia, l'ulcera gastrica e duodenale, che sono comunque sempre, che una volta rappresentavano, diciamo, un argomento, un capitolo pesante, ma poi si sono lentamente ridotte per tutta una serie di motivi. E a fianco a queste poi ci sono le malattie funzionali dell'apparato digerente, quindi dell'addome inferiore, soprattutto il colon irritabile, che sono le patologie che riempiono fondamentalmente i nostri ambulatori e che sono quelle che fanno consumare il maggior numero di risorse, perché sono patologie che spesso si accompagnano a un sintomo che è il dolore, e il dolore generalmente mette in allarme, mette in allerta, e quindi c'è una richiesta spesso inappropriata di indagini per scongiurare patologie organiche quando invece sono patologie funzionali. Purtroppo il percorso diagnostico e terapeutico di queste condizioni è complesso, non tanto perché come dire, la diagnostica è complessa, quanto perché i sintomi sono quasi tutti gli stessi. Quindi è delicato fare la diagnosi basandosi soltanto sulla sintomatologia clinica. Certo è che rivalutando l'anamnesi e i segni o i sintomi d'allarme si possono sicuramente affrontare queste problematiche ambulatorialmente, e riducendo anche con un occhio anche ai costi, che è una, diciamo, condizione che dovremmo comunque sempre tenere da conto. Tanto per dare una stima, Voi sapete che mediamente nelle strutture pubbliche per avere una gastroscopia bisogna aspettare 6-7 mesi, più o meno. Poi ci sono naturalmente delle linee privilegiate che sono alcune condizioni per i quali il paziente non può assolutamente aspettare, e che non sono le urgenze, perché le urgenze vengono fatte entro 24 ore, 48 ore in base all'urgenza stessa, ma parlo di quelle patologie che invece non possono aspettare. Faccio un esempio per tutte, che è banale, ma nei momenti in cui ci troviamo di fronte a un problema di una paziente o di un paziente in cui si sospetta fortemente la celiachia, e per ottenere la diagnosi di celiachia è necessario ottenere un prelievo bioptico del duodeno, perché quello è l'esame istologico del duodeno che poi consente di certificare questa malattia o questa condizione, è evidente che per queste patologie, fatto l'esempio della celiachia ma anche per altre, ci sono delle priorità, c'è una lista prioritaria che naturalmente non prevede dei tempi così lunghi, ecco, di attesa. Ecco, perché 6 o 7 mesi comunque sembrano tanti. No, sono una follia. Però sono obiettivamente una follia. Però sono limitate magari a quelli dei controlli o di sintomi. Sì. Perché sennò uno che c'è il dolore, c'è il problema, certo. Aspettare 6 o 7 mesi. Questo è un aspetto molto delicato. È molto delicato perché già da tempo l'attenzione degli amministratori, dell'opinione pubblica, ma anche del mondo scientifico, è molto finalizzato a rendere appropriate le procedure. E naturalmente per appropriatezza si intende quando un esame viene fatto tenendo conto di quelle che sono le evidenze scientifiche. Ora,
poi farò un esempio. Da studi effettuati anche dal sottoscritto qualche anno fa, quando non ero qui a Cosenza, e lavoravamo insieme all'Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri, vi era stata una review, ma penso su una 30.000 indagini endoscopiche effettuate in tutta Italia, valutando se queste indagini fossero appropriate o non appropriate. Bene, quindi siete stati dei pionieri in questo sì, campo. Sì, l'indice di inappropriatezza era di circa il 50%. Il 50% vuol dire che un esame su due si potrebbe non fare, perché non è, tra virgolette, indicato. E tra questi non indicati, il più frequente è l'esame che viene chiesto per il controllo di una patologia benigna. Faccio subito l'esempio. Una delle condizioni che più frequentemente porta alla richiesta di un'indagine endoscopica del tratto superiore, cioè della gastroscopia, è la classica malattia da reflusso, cioè il paziente che ha bruciore, acidità, dolore epigastrico. Bene, già le linee guida dicono che in un paziente che ha questi sintomi tipici non è necessario fare l'endoscopia, ma è sufficiente fare alcuni test di laboratorio, in primis quello della ricerca dell'Helicobacter pylori, che si può fare anche soltanto prendendo un prelievo delle feci e trattandolo eventualmente quando è positivo. Quindi anche meno invasivi. Esatto. Oppure, sulla base della valutazione clinica, trattare direttamente il paziente con un test banale. Tu sospetti una malattia da reflusso, parlo della malattia da reflusso perché è quella che ha la più ampia diffusione. Infatti, beh, dottore, ci possiamo fermare, prendiamo la telefonata sì, e poi partiamo perché il reflusso interessa però volevo, veramente volevo concludere tante il discorso, persone. Altrimenti non le va bene, consenso. Allora chiediamo scusa sì, al telespettatore esatto, e chiudiamo questa. Allora, questa condizione, è, dalle linee guida dicono che in un paziente che ha meno di 40 anni e che ha sintomi tipici e che risponde alla terapia con inibitori di pompa, i cosiddetti gastroprotettori, non c'è indicazione a fare la gastroscopia. Sapere se c'è o non c'è un'ernia iatale è del tutto ininfluente sia sul trattamento che sulla prognosi. Quindi non ha importanza, dice ma voglio sapere se c'è un'ernia iatale. O ce l'hai o non ce l'hai, non cambia niente. E poi spesso sono ernie iatali di piccolissime dimensioni. Quindi già questa è una non corretta indicazione e questo rappresenta una mole enorme di indagini che infatti, si fanno quotidianamente. Anche perché questo reflusso torna diverso è il discorso quando tu hai un paziente che ha più di 45 anni. Ecco. Del paziente sopra i 45 anni parliamo tra poco. Pronto? Salve, buongiorno. Salve. Sono Giuliana Cicchitano. Sì, volevo chiedere al professore, siccome mio figlio dovrebbe fare la gastroscopia, come avete detto voi, ci sono tempi molto lunghi, però lui sta avendo un disturbo che in pratica rutta in continuazione, ha un peso sullo stomaco e ha sempre da fare i rutti qualsiasi cosa mangia, e quindi per lui sta diventando un problema. Volevo sapere che cosa può essere la causa. Ma guardi, io non so quanti anni ha suo figlio, ma le posso già rispondere. Ha 24 anni. Quanto? 24. 24. Io prima ancora di farle la gastroscopia le posso già scrivere il referto, che è un referto assolutamente negativo. La prima cosa che deve fare questo ragazzo, secondo me, è valutare se ha una infezione di Helicobacter pylori. Come le ho detto, si può fare soltanto facendo un test di laboratorio e poi facendo sì, che è quella della ricerca dell'Helicobacter nelle feci, e poi facendo sì, una valutazione della risposta terapeutica agli inibitori di pompa protonica. Cioè si danno per 3 giorni a dose massimale gli inibitori di pompa protonica, se risponde e i sintomi guariscono vuol dire che è una classica malattia del reflusso gastroesofageo. Si chiude il discorso e si incomincia a trattare il paziente come se la diagnosi fosse già stata conclusa. Anche perché a 24 anni io dico sempre, ma quale malattie andiamo a cercare? Quali sono le malattie note che noi andiamo a cercare? Bene, fondamentalmente a 24 anni si fa la gastroscopia soltanto quando ci sono segni e sintomi di allarme, cioè il paziente è disfagico, cioè non riesce a mandare giù il cibo, o è anemico, quindi c'è un sospetto di un malassorbimento o di una perdita cronica di sangue, oppure quando c'è un importante calo ponderale, che sono quei sintomi di allarme. Negli altri casi la gastroscopia, non dico che è del tutto superflua, ma però, esclusi pochi casi, la patologia è assolutamente, come dipende, sapere se c'è o non c'è l'ernia iatale ha poca importanza. Il trattamento comunque non si modifica. Questo della signora è un esempio tipico di come vanno affrontati i problemi. Allora, bisogna riacquistare, e tutti dobbiamo riacquistare, fiducia in quello che è l'anamnesi clinica. Ma lei lo sa che la maggior parte delle gastroscopie che facciamo sono normali?
ma sono completamente normali. E io spesso chiedo, ma qual è la malattia che noi sospettiamo? Quando si chiede un'indagine diagnostica, se io chiedo una TAC, non chiedo una TAC per andare a vedere quello che c'è, ma chiedo la TAC perché prevedo o sospetto una patologia. Sospetto questa patologia e faccio questo esame che è specifico. La stessa cosa deve essere fatta per le gastroscopie. Fare sì che si impliciti una gastroscopia solo perché uno ha brucioro, rigurgito, acidità, secondo me non è indicato assolutamente. Poi ci sono i distinguo che devono essere valutati sulla base di tutto. Per esempio i pazienti obesi meritano particolare attenzione, perché i pazienti obesi hanno più frequentemente una malattia da reflusso di tipo cronico e questa può determinare una condizione che si chiama esofago di Barrett. Quindi ma sono sempre, tra virgolette, dei popolazioni ben definite, ma non si può fare a tambur battente come dire, un'indagine endoscopica solo perché ha una bruciore di stomaco. Quindi acidità. Questo ragazzo soprattutto, facendo questi esami potrebbe già, ma sempre, ma poi dico sempre, bisogna rivalutare quello che abbiamo dimenticato, che è la semeiotica, la valutazione dei sintomi, di come li descrive. Io ricordo che quando ero molto giovane avevo un professore di semeiotica medica, il compianto professor Giovannetti a Pisa, e lui era veramente, come dire, aveva scritto un bellissimo libro di semeiotica medica, ma era praticamente, come dire, ossessionato dalla raccolta del dato anamnestico e ci spiegava quante sfumature noi possiamo attribuire al dolore addominale per farci orientare quando insorge, se insorge di notte, se insorge di giorno, se insorge a stomaco pieno, se insorge a stomaco vuoto, che cos'è che lo fa passare, dove si irradia. Quindi sono tanti, è un ventaglio enorme. Invece spesso noi diciamo, ah, c'ho bruciore di stomaco, vabbè basta, e si finisce lì. Quindi va rivalutato enormemente l'aspetto clinico e questo comporta naturalmente un'assunzione di responsabilità e competenza da parte dei medici, perché altrimenti noi è facile fare la medicina con le indagini. Penso che a questo punto se dovessimo far fare esame ad ogni sintomo esame, mettiamo i dati in un computer, in un certo punto scompare completamente la... Va bene, e poi tenga conto che c'è un altro dato, che noi dobbiamo fare gli esami sulla base della diagnosi più probabile. Per esempio, nel caso della signora, io non so come sta il ragazzino, ma se ha questi sintomi, poiché comunque una parte di malattia celiaca si presentano con sintomi del tutto atipici, la malattia celiaca viene definita una malattia camaleonte perché si mimetizza con tante altre malattie e circa un terzo dei pazienti che sono celiaci hanno come i sintomi iniziali soltanto malattie, sintomi da reflusso, bruciore, acidità, un po' di calo ponderale, inappetenza. Bene, basta a questo punto nel sospetto, qualora c'è una familiarità, fare soltanto i banalissimi test delle antitransglutaminasi e degli antiomisi. E questi consentono... possono rientrare in questo, dottore? Come dice? I rutti che la mentalità. Ma sì, ma poi sono i sintomi abbastanza caratteristici. Le ruttazioni, il bruciore di stomaco, i rigurgiti sono frequentissimi. Anche la dispepsia funzionale, quella che non ha un rigurgito, una malattia del reflusso vero e proprio, ha questo tipo di... Perché il mondo delle malattie funzionali gastroenterologiche, ne ho voluto parlare oggi, proprio perché è un mondo che da un punto di vista quantitativo è enorme. Se noi dovessimo fare 100 tutte le malattie gastroenterologiche, 80 sono rappresentate da questo tipo di malattie, che sono le malattie funzionali, e 20 sono le malattie, tra virgolette, organiche, che io definisco non più serie, perché anche queste sono condizioni che invalidanti, ma sono, diciamo, malattie organiche, sono la colite ulcerosa, malattie di Crohn, l'ulcere gastriche duodenali, le pancreatiti, tutta la patologia delle vie biliari, che è molto importante, soprattutto nelle donne. E quindi lei pensi qual è la dimensione numerica e il rapporto tra patologia funzionale e patologia organica. E vorrei aggiungere che si sono fatte stime che le patologie funzionali dell'apparato digerente, insieme alla cefalea, che è un'altra condizione particolarmente interessante, rendono ragione di costi enormi in prestazioni ambulatoriali e consulti medici. E rendono ragione anche di un'altra condizione, poiché spesso sono pazienti per i quali non si trova la medicina giusta, sono quelli che più frequentemente poi si rivolgono alla medicina alternativa, soprattutto quelli che hanno il colon irritabile, omeopatia, agopuntura, che hanno le loro validità, chi ci crede. Però non possono sostituire la medicina ufficiale. Non possono, dottore, sostituire la medicina ufficiale. Però per dire che rappresenta un campione molto molto importante di popolazione per le quali noi potremmo operare, come dire,
in modo più clinico e quindi ridurre drasticamente i costi che queste patologie impongono. Poi purtroppo c'è questa attenzione alla medicina difensiva, dice io mi metto dalla parte del sicuro, certo. Faccio l'esame, poi facciamo l'esame a tutti, poi non lamentiamoci se ci sono dei mesi e mesi di attesa. Assolutamente. Ribadisco una cosa, che se noi aumentassimo l'offerta, no? La lista d'attesa non si aumenterebbe. In questo caso non si ridurrebbe, perché sappiamo che appunto, come diceva lei, incidono tantissimo queste patologie o questi disturbi sulla popolazione, interessano dai bambini alle persone adulte. Anziani, esatto. Chi è che non ha problemi appunto di reflusso o presunto tale o altri problemi addominali o le coliche o quant'altro? Certo. Tutti. Secondo me è un problema molto delicato. La competenza del medico, dottore, come diceva lei, io su questo farei proprio una battaglia, perché va sottolineato, recuperare la clinica, il medico che deve guardare il paziente, visitare il paziente, ascoltare il paziente, perché si è perso un po' questo e ci siamo affidati troppo alla diagnostica, per cui c'è stato anche questo insomma, spreco anche di risorse, poi andiamo a fare indagini anche invasive per nulla. Oltre ai costi. Io penso che ogni paziente debba avere la dignità di essere ascoltato e soprattutto deve essere fatta, quando si invia il paziente a fare una prestazione diagnostica, deve essere fatta un'ipotesi diagnostica. Cioè io alla base dei sintomi, dell'osservazione clinica, dell'anamnesi, dell'esame obiettivo, sospetto che questo paziente ha questa condizione. E fare l'esame che ti può permettere di fare la diagnostica per quella condizione. Altrimenti noi continuiamo poi a fare una serie di esami, ma poi qualcuno dovrà, tra virgolette, tirare le conclusioni. Ecco, perché poi spesso non ci sono cure definitive, oppure sono indagini negative. Tu fai gli esami di laboratorio e sono negativi, la gastroscopia è negativa, l'ecografia è negativa. E ritorna al punto di partenza. Cioè, allora che cosa c'ho? Non abbiamo fatto niente. No. Pronto? Pronto? Sì, benvenuto, da dove chiama? Chiamo da Cotturella del Cropani. Da Cropani, Cropani. Prego. Niente, io ho un problema alla corda vocale, praticamente una paralisi con reflusso esofageo, con restringimento dell'esofago, non riesco a ingoiare praticamente. Sono un paziente affetto da sclerosi multipla. Sono più di 3 mesi che faccio terapie per lo stomaco, Nectum, poi sto prendendo delle bustine e robe varie, ma ancora tuttora non riesco a uscirne fuori. Vorrei sapere cosa si può fare. Ma guardi signor, lei sicuramente ha una patologia complessa, che dire che è soltanto una malattia del reflusso è un po' riduttivo. Sicuramente la malattia del reflusso nelle fasi avanzate, o meglio in alcune condizioni, soprattutto nei pazienti che hanno il reflusso notturno, possono provocare delle lesioni e delle alterazioni sia al faringe che al laringe, quindi anche alle corde vocali. È evidente che in queste condizioni il trattamento deve essere molto molto energico, e non deve essere soltanto farmacologico, ma deve essere anche come stile di vita. Nel suo caso io non so quale sia stato l'iter diagnostico che lei ha fatto, però non so se ha già fatto una gastroscopia, però lei meriterebbe probabilmente una manometria, perché se non, evidentemente, se lei non riesce a deglutire, quindi non riesce ad ingoiare gli alimenti, potrebbe esserci un'alterazione motoria dell'esofago, e questo qui si diagnostica soltanto con la manometria. Ora però, ripeto, non conoscendo tutto il caso, non riesco a darle una giustificazione. Io ho fatto sia la gastroscopia sia un'elettromiografia per... Certo, perché... Sì, come vede signora, torniamo al discorso di prima. Adesso bisogna che ci sia qualcuno che tiri le fila di tutto quello che ha fatto e che le faccia una diagnosi. Okay. Perché obiettivamente l'elettromiografia dove l'ha fatto? Agli arti? L'ho fatta a Germaneto. Sì, ma dove l'ha fatta l'elettromiografia? Quali territori ha indagato? L'ho fatta una frontale, una sul braccio per vedere sì, tutto. Quindi, per valutare questo. Però per esempio una manometria dell'esofago
Sarebbe ma lei non ha una sclerodermia, ho una sclerosi multipla, cosa c'è? Non ho capito. Sclerosi multipla. Ho una sclerosi multipla. Una sclerosi multipla. Beh, anche nella sclerosi multipla ci possono essere anche alterazioni motorie dell'esofago. Penso che una manometria potrebbe essere estremamente indicata. In ogni caso, come dire, la valutazione specialistica nel suo caso non può essere rinviata, nel senso che ci vogliono persone competenti e che affrontino il problema da un punto di vista clinico in modo più stringente, in collaborazione naturalmente con il neurologo che sta ponendo e sta ultimando le indagini diagnostiche. Nel suo caso, se la gastroscopia che lei ha eseguita è del tutto negativa, quindi non ci sono stenosi, e il tubo è passato tranquillamente, non hanno rilevato alterazioni della mucosa, e quindi, tra virgolette, un quadro di normalità, va indagata la motilità, e si indaga con la manometria. Con la manometria, quindi se non l'ha fatto lo... può fare questo. Va bene, vi ringrazio. Niente, grazie, in bocca al lupo, speriamo bene. Grazie. Speriamo bene, perché poi... questo è un caso complesso, quindi come vede questo è un caso di quelli in cui l'appropriatezza dell'indagine endoscopica è assolutamente appropriata, perché noi dobbiamo capire se questa signora che non deglutisce è perché ha un disturbo funzionale che poi va indagato con la manometria, o un disturbo, una malattia ancora più grave che è legata per esempio a un'altra condizione di deflusso cronico che sono le stenosi, o certo, ad altre condizioni. Perché poi nel caso della sclerosi multipla si va progressivamente anche ad un irrigidimento dei muscoli, per cui... Certo, ma poi ripeto, c'è tutta una condizione. Allora, in questi pazienti, io ribadisco ancora che la cosa importante in questi pazienti complessi è la possibilità di capire e di interagire meglio con gli specialisti, con gli altri specialisti, in modo da poter avere una valutazione di insieme. Allora, io direi di dare la linea alla regia, poi torniamo perché ci sono altre telefonate in coda, e poi completiamo anche il discorso del reflusso negli over 45. 45. Linea alla regia. Sisic. Eccoci, siamo in diretta, siamo sempre in compagnia del dottor Pietro Leo, direttore della gastroenterologia dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Stiamo parlando di malattie che interessano l'apparato gastrico, addome e quant'altro, e dell'appropriatezza delle cure. La cosa importante, il messaggio importante lanciato dal dottor Leo, che noi sposiamo pienamente, è intanto recuperare e valorizzare la visita clinica, l'approccio clinico, e poi la diagnostica serve in un secondo momento. Ma abbiamo già una telefonata, pronto? Buongiorno, io chiamo da Reggio Calabria e volevo domandarla al dottore. Mi scusi, chiama da Reggio Calabria? Sì, da Reggio Calabria. Benvenuta. Io volevo domandare al dottore, gentilmente io soffro di reflusso gastroesofageo e volevo sapere se, a parte che ho l'ipertensione e il diabete, se la linea dietale è ereditaria, visto che la mia mamma e ho un'altra due sorelle, e poi quando capita che mi, al centro, al petto, mi fa male, ho fatto il tracciato per la tachicardia, mi ha detto l'ospedale Marco a Reggio, mi hanno detto no, che è problema di reflusso gastroesofageo. Attendo una risposta. Grazie dottore, già anticipatamente. Quindi, e complimenti per la trasmissione. Grazie. Spero di aver capito tutta la domanda. Vediamo se abbiamo capito bene. Faccio una sintesi. Bene. Lei ha una malattia da reflusso e un'ernia iatale, non so le dimensioni dell'ernia iatale. No, è un'ernia iatale, però ho anche reflusso gastroesofageo. Sì, ma quanto è l'ernia iatale? Quanto è grande l'ernia iatale? 1-2 centimetri o una voluminosa ernia iatale? Non lo so. Guardi, l'ho fatto la gastroscopia, però non me ne sono accorta, non mi hanno detto mai come si chiama. Cioè, poi però ha anche degli episodi di tachiaritmia, a quanto ho capito, tachicardia o tachicardia o fibrillazione. Ipertensione pure. Come? Ipertensione. Ah, ipertensione. Lei è normopeso, è in eccesso ponderale? Ho diminuito un po' di peso, ero un poco obesa prima.
Non ho capito, signora. Prima ero obesa, ero adesso... prima obesa. Ah, prima ero obesa, adesso è niente. Adesso, innanzitutto metterei in rapporto la ipertensione arteriosa più all'obesità che non al reflusso gastroesofageo. Sicuramente l'obesità è un fattore che favorisce il malattia da reflusso gastroesofageo, perché aumenta col grasso stesso, aumenta la pressione endoaddominale ed è più facile che il contenuto dello stomaco refluisca nell'esofago. E l'ernia iatale, come le ho detto, è una condizione che è abbastanza frequente, dipende da quanto è grande e da quanto quanto può modificare o determinare il reflusso gastroesofageo. Ma è ereditaria, dottore? Perché chiedeva la signora, diceva c'è familiarità, c'erano più persone in famiglia. Non è ereditaria. Anche qui sull'ernia iatale ci sono anche delle sovrastime, perché spesso l'ernia iatale viene sovrastimata da noi endoscopisti, un po' perché la metodica stessa, soprattutto in uscita, favorisce la formazione di una pseudoernia iatale, ma poi anche perché i criteri di una piccola ernia iatale sono abbastanza aleatori, sono molto soggettivi. E allora, indipendentemente comunque dalla presenza o dell'assenza dell'ernia iatale, se la signora ha una malattia da reflusso, il reflusso può determinare delle alterazioni del ritmo e quindi far scatenare delle tachicardie con un riflesso vagale che si scatena e che parte da una stimolazione abnorme della parete dell'esofago. Un reflusso importante che segue poi, che può determinare un dolore, un grosso volume di alimenti, contenuto gastrico acido che va nell'esofago, può stimolare le terminazioni nervose. E infatti le tachicardie vengono sempre quasi esclusivamente nella fase postprandiale, quando la distensione della bolla gastrica è maggiore e quando è maggiore il reflusso, e possono determinare con un meccanismo riflesso anche delle alterazioni del ritmo. Quindi chiaramente in questo caso, oltre alla terapia che sicuramente la signora farà, le cose da fare fondamentalmente sono tre. La prima, perdere peso, cioè tornare al normopeso, questo è un fatto fondamentale. Ma mi sembra che la signora abbia perso adesso. Sì, infatti, sto facendo una cura. Quindi la prima cosa è la perdita di peso. La seconda cosa è evitare di assumere alimenti e pasti abbondanti. Chi è reflusso deve assumere pasti piccoli, in modo da non sovraccaricare, da non sovradistendere lo stomaco. La terza cosa, banale, quindi niente di medicinali, ma soltanto accorgimenti igienico-dietetici, dopo mangiato non assumere la posizione sdraiata, ma mantenere una posizione eretta e possibilmente fare una passeggiata durante la quale viene più facilmente svuotato lo stomaco. Più lo stomaco è pieno, più facile il reflusso, e più facile quando il contenuto che refluisce è particolarmente abbondante che si verificano queste stimolazioni vagali e quindi anche un disturbo del ritmo. Ecco, ma spesso, dottore, può far pensare ad un infarto, ad esempio il dolore che può provocare il reflusso. Il dolore esofageo, sì, sì. Voglio ricordare a tutti un famoso film, La guerra dei Roses, non so se lo ricorda, sì. Dove c'era l'attore protagonista che andava di corsa in ospedale in terapia intensiva perché ha avuto un dolore toracico, che in realtà non era un dolore toracico da cardiopatia ischemica, ma era un dolore toracico da malattia da reflusso gastroesofageo, che è un dolore, giusto per farvi capire, che è assimilabile a quello del cardiaco, anche se poi naturalmente ci sono delle differenze, e che comunque rende ragione di un numero di accessi in PS notevole, perché è un dolore veramente importante, tant'è che nei pronti soccorsi ormai c'è un percorso diagnostico nei confronti di chi si presenta con un dolore toracico o un dolore retrosternale in cui non è stato possibile identificare immediatamente la causa. Per cui è un problema ben conosciuto, è un problema che consuma risorse ed è un problema che va affrontato con la grande delicatezza. Il dolore che insorge di notte mentre stai dormendo, che ti sveglia, sicuramente può essere un reflusso, è la cosa più probabile, però può essere anche un'altra condizione, ecco, e quindi è necessario, avere sempre... Ecco, quindi il reflusso, se si tiene comunque sotto controllo, si possono attenuare anche questi sintomi antipatici, cioè che danno fastidio, come la... La fibrillazione, l'aritmia e tutto il resto. La qualità degli alimenti, che spesso anche noi la qualità degli alimenti. Io devo dire che sono un po' così
non come definirmi, però un po' critico con l'abuso di farmaci che controllano il reflusso. Perché? Perché, come dire, io prendo il farmaco e continuo a fare quello che voglio. E io dico a tutti, e ricordo a tutti, che se io prendo il farmaco che inibisce la secrezione acida, è probabile che io stia meglio da un punto di vista clinico, perché non refluendo materiale acido io non ho il dolore, ma il reflusso c'è lo stesso. Quindi il reflusso e il danno sull'esofago si può, seppur per altre vie, si può tranquillamente perpetrare. Anzi, si mimetizza ed è pericoloso. Non più pericoloso, come si mimetizza. Allora, prima ancora di utilizzare i farmaci che sono potentissimi, gli inibitori della pompa protonica, e che hanno migliorato la qualità di vita di questi pazienti, prima ancora però di affrontare un trattamento farmacologico, o insieme al trattamento farmacologico, vanno attuati alcune indicazioni igienico-alimentari che possono enormemente ridurre il reflusso e l'entità e la frequenza del reflusso. Quindi l'alimentazione, la qualità degli alimenti, il modo di assumere gli alimenti, il sovrappeso, alcune abitudini di avere indumenti molto stretti in vita, sono tutte quante cose che andrebbero affrontate e risolte. Poi chiaramente ci sono anche dei pazienti che, poverini, hanno il reflusso e fanno dei lavori che sono tipo, non so, lo scalpellino oppure l'idraulico, che deve appiegarsi, perché è una delle condizioni più fastidiose che i pazienti riferiscono, è che nel momento in cui si flettono in avanti o si piegano o aumentano in qualche modo la pressione endoaddominale, c'è un reflusso importante, però insomma, anche questo va affrontato. Certo che alla terapia farmacologica non si può non associare anche un regime igienico alimentare molto, certo, molto rigoroso, stile di vita molto, molto adeguato. Non so se... perché, dottore, lo domandavo, se l'ultima domanda, sì, se l'eniaetale è ereditaria, perché la mia mamma l'hanno operata all'ennia all'addome. Avrà avuto un'ernia ombelicale sua madre, che non c'entra niente con l'erniaiatale. No, aveva delle coliche, infatti, pure soffriva delle coliche. Tenga conto che l'erniaiatale viene operata e viene sottoposta a intervento chirurgico soltanto in pochissime condizioni. Ed è un intervento, diciamo, ricostruttivo molto delicato, ma si fa in pochissime. Quindi non c'è ereditarietà. Non c'è ereditarietà. Ho capito, va bene. Continui nella sua battaglia contro il peso e vedrà che sarà, sì, sarà meglio. È lotta continuando, dottore. È una lotta con la ragione, lotta continua. Ma è proprio perché è una lotta continua che lei deve combatterla quotidianamente e vincerla. Così no, sconfiggiamo pure il reflusso. Anche soffro, sì, a parte quello, perché soffro di diabete pure. Appunto, quindi ha due condizioni che secondo me predispongono a malattie molto più importanti del reflusso. Infatti. Allora, auguri. Grazie, arrivederci, grazie. arrivederci. Ecco, questo è anche importante, poi non pensare solo alla parte dei farmaci, dottore, perché è troppo facile, si prende la compressina e poi, come diceva lei, uno mangia, fa quello che vuole. No, ci vuole anche uno stile di vita corretto. Ma fra l'altro, proprio due o tre giorni fa, guardando uno di questi editoriali che arrivano a noi medici per aggiornamento, c'erano le linee guida per la deprescrizione degli inibitori di pompa protonica, cioè dato che c'è un abuso di farmaci e spesso sono autoprescritti, stanno dando delle indicazioni su come comportarsi per deprescrivere il farmaco, quindi di evitarne l'assunzione, certo, perché sta diventando... Ridimensioniamo... Poi, io dico sempre una cosa, se noi abbiamo nel nostro organismo, che è una macchina perfetta, chiamiamola macchina, ma è un sistema perfetto, e nella nostra costituzione, nel nostro modo di essere, c'è la presenza di acido nello stomaco, perché è una barriera contro le infezioni intestinali, contro tante altre cose, bene, se noi lo eliminiamo in modo continuativo, a lungo andare qualche effetto deleterio negativo lo avremo. Sicuramente, ci sono sempre gli effetti collaterali. Certo. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Buongiorno. Levato da Cropani Marina, volevo chiedere alcune cose al dottore. Sì, prego. Allora, io sono 2 mesi che mi fa male allo stomaco.
Sì. Abbasso la televisione è meglio forse. Sì. Sì, deve parlare solo col telefono. Oh, va bene. Allora, mi sono fatto la gastroscopia, ma l'ho fatto 5 anni fa. E hanno trovato esofagite da reflusso più gastrite erosiva. Ho fatto la cura, però adesso mi sono ritornati gli stessi sintomi da allora. Mo' sono in attesa che devo fare di nuovo la gastroscopia, mo' non so se la devo fare, se è necessario, perché non mi vogliono dare niente. Sto prendendo una alla mattina, Lansoc da 30. E niente, se mangio il dolore magari si attuisce un pochettino, però ho bruciori, senso di vomito e dolore. Dolore così un pochettino sotto lo stomaco. Allora, vediamo che dice poi il volevo chiedere pure per quanto riguarda l'alimentazione, siccome adesso sono periodi magari c'è mangio cetrioli, fagiolina, frutta, se magari la devo eliminare oppure non c'è niente con questo fatto di mal di stomaco. E questo volevo sapere. Allora, andiamo in ordine. Lei ha detto che i sintomi che ha attualmente sono gli stessi che ha avuto 5 anni fa. E mi sembra che da quello che mi racconta non ci sono sintomi o segni di allarme. In altre parole, lei non ha né anemia, né calato di peso, né ha difficoltà a mangiare, né ha difficoltà a deglutire, perché altrimenti sono cose che mi avrebbe detto. Quindi si confida. No. Non ce le ha, benissimo. Quindi probabilmente lei ha la stessa condizione che aveva qualche anno fa. Prende anche la cardioaspirina, lei? No. Ha fatto la ricerca dell'Helicobacter 5 anni fa, era negativo? Era negativo, sì. Era negativo. Vabbè, quindi se io rifarei naturalmente la ricerca dell'Helicobacter, perché dopo 5 anni fare la ricerca dell'Helicobacter nelle feci per vedere se è positivo o non è positivo. Poi aspettate un attimo che mi sto confondendo. 5 anni fa ho fatto la gastroscopia. Non ha fatto la ricerca dell'Helicobacter. Quello nelle feci? Quella delle feci no. Io rifarei la ricerca dell'Helicobacter nelle feci innanzitutto. E poi, se l'Helicobacter è negativo, riproporrei per un mese la terapia che ha fatto 5 anni fa. Anche perché non ci sono delle modificazioni. Dopodiché, se la terapia è efficace come lo è stata la volta scorsa, penso che non ci sia bisogno di proseguire con altri accertamenti diagnostici. Se invece la terapia non è efficace, allora bisognerà rivalutare e al limite valutare anche l'opportunità o la possibilità di fare una gastroscopia. Lei quanti anni ha? 63. 63, sì, quindi è sopra i 45 anni, quindi diciamo che è una fascia di popolazione che necessita di particolari attenzioni. Ecco. Però l'anamnesi che mi dice, per quanto così un'anamnesi telematica certo, virtuale, fare... però insomma mi sembra che le cose che deve fare sono abbastanza, diciamo, codificate, le linee guida sono abbastanza ecco, chiare. Quindi si arriverà solo successivamente alla gastroscopia. Fare un trattamento si di un mese, vedere come vanno le cose, poi se avrà la stessa risposta positiva e con risoluzione dei sintomi che ha avuto 5 anni fa, tant'è che è stato per 5 anni bene, può tranquillamente stare tranquilla. E altrimenti, sugli alimenti, dottore, che chiedeva al signore... Gli alimenti, guardi, ci sono tutta una serie di alimenti che favoriscono il reflusso. Nessuno però di quelli che ha elencato lei, tipo i cetrioli, i fagiolini, ci sono alcuni pazienti che non tollerano questi alimenti e continuano a dire me li sento sempre in bocca, come per dire che evidentemente hanno difficoltà a digerirli. Sì. Però questo varia da individuo a individuo. Però nell'ambito generale degli alimenti noi distinguiamo almeno 3 tipi di alimenti. Che noi dobbiamo eliminare. Il primo alimento è quello che aumenta la secrezione acida, come per esempio il caffè. Gli alimenti acidi, come per esempio le spremute di agrumi o il pomodoro. Sì. E poi gli alimenti che facilitano l'apertura dello sfintero inferiore. Lo sfintero inferiore è una valvola che separa lo stomaco dall'esofago e che si oppone al reflusso gastroesofageo, perché nello stomaco c'è una pressione molto più alta rispetto a quella che c'è in esofago. Quindi se non ci fosse questa valvola,
ci sarebbe un reflusso continuo, cosa che avviene in rare malattie del reflusso quando la valvola parte completamente. Ebbene, cosa succede? Alcuni alimenti, tipo gli alcolici, la cioccolata, la menta, facilitano l'apertura dello sfintere esofageo inferiore. E quindi queste tre categorie di alimenti vanno generalmente ridotte, se non eliminate. E quindi, come dire, le limitazioni alimentari cui si deve sottoporre un paziente con reflusso nella società, una società gaudente e cannaruta, tra virgolette, come la nostra, diventa difficile, insomma. Difficile. Per esempio la cioccolata, ma anche alcuni, anche la pizza, per esempio, a volte non si può assumere. Perché la lievitazione se non è fatta perché bene. Perché comunque c'è il pomodoro, c'è la mozzarella, ecco, certo. I latticini. E dice, dottor, ho mangiato soltanto un po' di pasta e ricotta e sono stato male. I latticini facilitano, favoriscono il reflusso. Ecco. E i formaggi teneri, la gastrite corrosiva, erosiva. Erosiva, beh, quello era un dato che probabilmente, per questo ho chiesto se c'era un elicobacter e se l'avevi indagato, perché può associarsi a un'infezione di elicobacter o può associarsi all'assunzione di alcuni alimenti, di alcuni farmaci. In particolare l'aspirina e in genere tutti i FANS, cioè gli antinfiammatori non steroidei, come il Voltaren, l'Oki e quant'altro, possono dare delle lesioni dello stomaco. E la domanda mia era proprio mirata a questo obiettivo. Soddisfatto? Dottore. Prego. Fino a che io faccio il esame delle feci e poi magari se necessario faccio pure la gastroscopia. Questi qua, lancio da 30, ne posso prendere due magari? La valutazione di quando deve prenderne è una valutazione che deve fare il medico che l'ha visto, che lo conosce in base al peso corporeo, alle altre comorbidità, alla risposta terapeutica. Però tenga conto che in genere la posologia consigliata è una compressa di Lansox al giorno e solo in casi particolari, particolarmente severi, si fa la dose doppia con due compresse al giorno. Però, ripeto, è una valutazione che deve tenere conto di tutta una serie di fattori che solo il suo medico curante può stabilire. In ogni caso la posologia che lei sta assumendo è corretta. Se non è sufficiente si deve aiutare con degli antiacidi da assumere o al momento del bruciore dell'acidità o preventivamente un'ora dopo i pasti per ridurre l'acidità del reflusso nella fase postprandiale quando è maggiore e il paziente più frequentemente riferisce alla comparsa dei sintomi. Va bene. Dottore. Un'altra domanda e poi la ringrazio. Sì, perché siamo per chiudere. Siccome io soffro dei dolori articolari, ernia e magari faccio uso di antidolorifici, ho preso quelle pastiglie Neobrufen 600. Quelle mi hanno inguaiato, l'ho capito subito, dopo 2 o 3 giorni mi è venuto sto male di stomaco. È possibile questo fatto qua, sì? Assolutamente sì. E ho appunto detto che prendendo una delle... pure la protezione. Purtroppo i farmaci antidolorifici, in particolare i cosiddetti FANS, i farmaci antinfiammatori non steroidei, e il Brufen fa parte di questa categoria, sono particolarmente gastrolesivi e fra l'altro favoriscono l'insorgenza dei sintomi dispeptici che possono essere simil reflusso o simil ulcer, simili ulcerosi, e quindi quando vengono assunti devono essere sempre assunti, soprattutto nei pazienti che hanno sperimentato in passato una sintomatologia dolorosa in occasione dell'assunzione di questi farmaci, dicevo, devono essere sempre accompagnati da una adeguata gastroprotezione che può andare al di là del farmaco e dell'inibitore della pompa protonica, ma può avvalersi anche degli antiacidi, tipo Malox e quant'altro. Non è che uno prende il gastroprotettore ed è protetto per tutti i farmaci e sempre. Quindi è protetto, ma valutare. Insomma, la gastroesività può lo stesso. Allora, noi la dobbiamo salutare. Va bene, grazie infinite. Buongiorno. Sì. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Dobbiamo proprio chiudere perché abbiamo esaurito il tempo. È volato, dottor Leo. Un consiglio per l'estate, per stare bene. Allora, per l'estate, allora, innanzitutto, adeguata idratazione. Se normalmente è necessario bere 1,5 litri di acqua, durante l'estate bisogna assumerne molta di più perché con la sudorazione perdiamo molto, molto più liquidi. Quindi l'acqua non deve essere ghiacciata da frigorifero, deve essere fresca. Ambiente fresca. No, certo ambiente, se uno ha 30 gradi fuori, ambiente diventa un po' difficile berla. Quindi questa è la cosa più importante.
consumare la frutta di stagione, che ha tutta una serie di caratteristiche che nasce proprio per essere consumata, compresa la l'anguria, l'anguria, naturalmente la frutta, le ciliegie e quant'altro. La verdura, non lesinare la verdura, e evitare i grassi in questo periodo, stare attenti al sale, nel senso che noi consumiamo una quantità molto superiore di sale di cui necessitiamo, però per esempio quelli che tendono ad avere la pressione bassa in questo periodo devono eventualmente aggiungere un po' di sale in più alla dieta, in modo da non avere delle ipotensioni. Evitare i grassi, naturalmente, questi sono sempre da proscrivere. Io sostengo che gli alimenti freschi sono quelli da preferire in tutte le stagioni, ma in questa stagione in modo particolare. E poi naturalmente cercare di mangiare in maniera più regolare. Vi ricordo le bevande alcoliche. Le bevande alcoliche devono essere bevute con grande moderazione, soprattutto d'estate, perché aumentano la vasodilatazione e quindi aumentano ulteriormente la dispersione e il consumo di acqua. O al di là delle bevande alcoliche, mantenere una dieta con un adeguato contenuto di carboidrati, nel senso che noi abbiamo bisogno di carboidrati, magari carboidrati complessi come la pane e la pasta, ma noi abbiamo comunque bisogno di assumere almeno il 40% del nostro introito calorico sotto forma di carboidrati. Perfetto. Per le proteine vi ricordo i legumi, che sono fondamentali nella nostra dieta, e naturalmente le proteine del pesce, che sono quelle tra virgolette meno dannose, poi contengono tutta una serie di sostanze che proteggono e sono degli antiossidanti. Perfetto. Buon pranzo. Buona estate, possiamo dire, dottor Leo. In salute. Grazie al dottor Pietro Leo, direttore della gastroenterologia, dell'unità di gastroenterologia dell'ospedale di Cosenza, dell'Annunziata. Grazie ad Enzo Leonetti in regia, grazie a voi per essere stati con noi. Continuate a seguirci. Arrivederci. Grazie per l'invito.